Sì, buongiorno, buonasera a tutti, buongiorno. Volevo farvi vedere come fare il sapone. Allora, già avevamo visto un video con il sapone, quello trasparente. Questa volta volevo mettere insieme sia il sapone trasparente che ho già sciolto. Metto il profumo. Metto il profumo all'arancio amaro e quindi metto poi il mio colorante. Alimentare arancione. Ecco, è un esperimento che volevo fare proprio con voi perché ho visto associare il sapone trasparente, vedete, con il sapone invece bianco, sempre di glicerina, senza problemi di. È un sapone biologico, quindi senza parabeni, senza niente, biologico che fa bene alla pelle. Quindi volevo mettere sulla base del mio stampo questo sapone trasparente. Ecco, dovete fare una cosa velocissima perché il sapone, se vedete, si è già rassodato. Io l'ho appena sciolto. Io lo faccio di solito nel microonde perché è comodo, però potete anche decidere di farlo sciogliere a bagnomaria. Ho riempito i miei stampi praticamente sul fondo con il mio sapone di glicerina trasparente con colorante arancione. A questo punto ho fatto sciogliere anche il sapone quello bianco. E nel frattempo il mio sapone con quello trasparente si è raffreddato, quindi è diventato duro. Se vedete, subito diventa duro abbastanza velocemente. Metto ancora un po' di profumo e non potete capire che profumo di arancio amaro, che sarebbe chinotto alla fine. Buonissimo, che si sente. Metto ancora il sapone e riempio il mio stampo. Riempio il mio stampo dove avevo messo il sapone, quello trasparente, e lo riempio. Ecco. Io l'ho fatto, ecco, visto che è una prova, ho sempre fatto poco. Adesso vediamo il risultato, poi se mi piace la prossima volta ne posso fare di più. Intanto ho riempito uno stampo, vado a riempire anche l'altro perché avevo già preparato il mio sapone trasparente. Bene, adesso li ho fatti asciugare. Ricapitoliamo, ho messo il sapone trasparente con il colore di arancione. E l'aroma di arancio amaro, vedete come viene fuori facilmente con questi stampi di silicone, sono bellissimi. Ecco, ho messo lo strato, ecco, guardate che carino, bellissimo. Non pensavo sinceramente venisse così carino, sembra un dolcetto. Poi vabbè, aggiustate se ci sono delle imperfezioni, però bellissimo, eh. Come regalo di Natale è carinissimo, anche perché essendo sapone biologico, quindi non fa male, proprio in questo periodo che ci laviamo poi così tanto le mani, così non ci diventano tutte screpolate. Ecco, vediamo. Allora, bisogna sempre fare attenzione, però devo dire che il sapone non mi si è mai rovinato, eh. Ecco, magari viene meglio, peggio. Ah, sono venuti tutti e due molto carini. Ecco, togliete magari i pezzettini che sono rimasti. E sono veramente molto carini. Come pensierino di Natale da mettere in una confezione carina, sono veramente bellini. Sembrano dei dolcetti.